Voglio parlare di un'interrogazione che ho presentato riguardo alla rete fognaria di Viale Africa. Ebbene, è successa una cosa che mi ha lasciato sbigottito, incredulo. Un condominio, dei cittadini, chiedono di potersi allacciare alla fognatura, alla rete fognaria, in Viale Africa. Che succede? Succede che praticamente la ditta che esegue lo scavo non riesce a trovare la tubazione della fognatura. Al che di primo acchito dico sicuramente la ditta, insomma, non è all'altezza della situazione. E invece a quanto pare no. A quanto pare, approfondendo, dei tecnici vengono convocati, non so i nomi dei tecnici, ma dalla documentazione che ho non c'è scritto chi è andato fisicamente sul posto. Hanno scavato a oltranza, sono andati anche fin dall'altra parte del marciapiede, insomma praticamente la fognatura non sono riusciti a trovarla. Hanno chiesto delucidazioni e di sapere di preciso dove si trova la tubazione, ancora non è dato sapere come risolvere questo problema. E quindi emerge questa interrogazione per sapere se effettivamente questa tubazione c'è o non c'è, ma in ogni caso per avere anche contezza dal punto di vista amministrativo di quella che è la documentazione che noi forniamo, perché in base alla legge, cito se avete poi la volontà di leggere l'interrogazione, la legge prescrive che nel momento in cui il comune autorizza all'allacciamento, in quel momento diciamo dovrebbe esaurirsi tutto il percorso e l'iter. Invece nella documentazione che viene fornita ai cittadini di Viale Africa si sdoppia questo iter, c'è una sorta di preautorizzazione, in pratica ci si può allacciare, questo è scritto nella documentazione fornita ai cittadini, ci si può allacciare, però non è consentita, praticamente non è consentito lo sversamento. E quindi delucidazioni sia dal punto di vista burocratico del perché vengono gestite in questa maniera queste situazioni, sia dal punto di vista proprio sostanziale, se c'è o non c'è la tubazione, di modo tale che forniamo dettagli precisi, di modo tale che si possa scavare e allacciarsi. Quindi si chiede le motivazioni che hanno portato al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, nonostante le previsioni degli articoli 16 e 39 della legge regionale 2786 e dell'articolo 31 del regolamento edilizio vigente, e come mai, nonostante la rete fognaria risulti prevista anche in Viale Africa, lo si evince dalla carta dei servizi del Comune di Mazara del Vallo, nella carta dei servizi c'è scritto che c'è, non sono chiare le ragioni che hanno impedito al tecnico del Comune di individuare la rete fognaria a cui il condominio Africa avrebbe dovuto allacciarsi, lo si evince dalla nota del 19/12/2014 inviata dal condominio Africa. Questo è una breve sintesi, il testo sono sicuro che avete avuto tutti modo di leggerlo. Ancora non ho ricevuto risposta a questa interrogazione e gradirei che l'amministrazione, gli uffici, insomma, si premurassero di dare risposta. Viale Africa si stanno, ho coinvolto l'ufficio tecnico perché anche io vorrei capire come funziona questo. No, vorrei. Io non lo so se ci sono o non ci sono. Io ho interrogato, io come assessore, l'ufficio tecnico, che si occupa di fognature, e mi devo dare una risposta anche per iscritto. Perché ritengo, io questa cosa non la sapevo, cioè come l'ho saputo tramite l'interrogazione del collega Lagrutta, ci sono o non ci sono io non lo so, però probabilmente non ci sono, ma che lo mettono per iscritto e verifichiamo qual è lo stato dell'arte di Viale Africa.